Capodanno Passione Live, conferenza di presentazione all'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino, con un ricco programma di spettacoli ed eventi. Ad illustrarlo sono stati Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Teresa Armato, assessore comunale al turismo, Felice Casucci, assessore regionale al turismo, e Luca Nottola, produttore. L'evento si svolgerà il 31 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 in modalità streaming. L'assessore Armato ai nostri microfoni ha voluto sottolineare che la rinascita passa per la valorizzazione del suo patrimonio culturale. C'è tutta la mia soddisfazione per questo. Lo spettacolo, il concerto che andrà dopodomani sera qui al Maschio Angioino, che sarà trasmesso in streaming e sarà trasmesso dalle emittenti private locali. La mia soddisfazione perché quando ci siamo insediate, la prima cosa che il sindaco mi ha chiesto di fare è organizzare delle iniziative per Natale e ripristinare il concerto di Capodanno. Abbiamo dovuto rinunciare a malincuore a Piazza del Plebiscito perché purtroppo c'è stata l'impennata dei contagi ed è giusto richiamare tutti alla prudenza, ma nel modo possibile, nelle modalità che questo tempo ci consente, noi dopodomani faremo il concerto di Capodanno. Ringrazio per questo Passione Live, che sarà, diciamo, il pezzo forte della serata. Abbiamo poi incrementato il cast con altri artisti che animeranno la serata dalle 9:30 all'1:30 più o meno, accompagneranno il passaggio tra il 2021 e il 2022. E io davvero voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa azione e di questo evento, di quello del concerto di domani sera. Non era facile con le risorse date, che erano davvero pochissime, non c'era ancora stata, diciamo, la buona notizia dovuta al grande impegno del sindaco e quindi la possibilità di avere da parte del governo nuove risorse finanziarie. Quando abbiamo incominciato non c'era stato ancora questo e nel poco tempo a disposizione. Noi ci siamo insediati più o meno a fine ottobre, siamo a fine dicembre, siamo riusciti ad avere un bel risultato. L'assessore regionale al turismo Casucci sostiene che bisogna puntare sulla cultura che deve essere il volano per valorizzare i nostri tesori conosciuti in tutto il mondo. C'è necessità di ripensare il ruolo della cultura, il ruolo della strategia culturale all'interno del progetto Napoli e che è anche ovviamente il progetto Campania, perché molta parte del progetto Campania è ovviamente il progetto Napoli. Non a caso, ripeto, la Giunta regionale con la delibera 584 dell'anno scorso, il 16 dicembre, con la delibera quest'anno del 7 dicembre, ha continuato a lavorare sugli investimenti che riguardano la cultura e che riguardano ovviamente anche Napoli. Luca Nottola, questo spettacolo vuole esprimere la vera napoletanità. Questo è un progetto che ha come scopo, oltre quello artistico ovviamente, di far divertire la gente, intrattenere la gente, di valorizzare la cultura napoletana e di esportare la cultura napoletana. Infatti già siamo stati all'estero, siamo stati a Dubai con la regione, è previsto per il 2022 Covid permettendo un tour internazionale e la presenza del progetto alle più importanti fiere di musica mondiale e speriamo di riportare in auge, anche se in realtà lo è sempre stato, semplicemente ci sono stati meno rappresentanti che l'hanno esportata, la cultura e nello specifico la musica napoletana. Gianni, non poteva mancare un napoletano come te, che ama Napoli ma che vuole divertire e far divertire i telespettatori, i cittadini, perché ecco, è una tua missione. Beh, sì, far divertire, far conoscere, mi fa piacere anche essere considerato un piccolo divulgatore, perché la musica di Napoli ha bisogno ancora delle nuove generazioni per andare avanti, per non scomparire. Insieme a Barbara Foria su quel palco ci saranno sicuramente momenti ironici, divertenti, dissacranti, ma soprattutto protagonisti saranno gli artisti della serata, ma soprattutto le grandi canzoni di Napoli, di ieri e di oggi. Passione nasce da lontano, era il 2010 quando abbiamo scritto con John Turturro quel magnifico film che iniziava dicendo: ci sono luoghi dove vai una volta e poi c'è Napoli. Ecco, anche nel trapasso fra il 21 e il 22 anni pandemici, Napoli c'è in maniera diversa da tutto il resto d'Italia. Trova la sua voce in Otto Ragazzi, in star della canzone napoletana e italiana, in ballerini, nelle radici e ali.
parte da Bovio per arrivare sino alle canzoni di Liberato e scommette di entrare dentro questo benedetto 2022 in maniera più leggera possibile. Ha concluso il sindaco Gaetano Manfredi. Napoli vuole riprendersi il posto che le spetta come grande capitale europea della cultura. Dobbiamo rafforzare questo ruolo, dobbiamo riportare Napoli, diciamo, in una vetrina internazionale e sicuramente dobbiamo mettere in campo una politica culturale che valorizzi quella che è la sua tradizione, ma che sia anche capace di mettere in evidenza tutte quelle che sono le capacità innovative che la città e la sua creatività riesce a realizzare e sta realizzando. Del resto lo vediamo tutti i giorni guardando quello che Napoli e i napoletani fanno nel cinema, nel teatro, nella musica, nella danza, in tutte quelle che sono le attività culturali che noi abbiamo. Quindi questo spettacolo che di Capodanno è un piccolo messaggio importante che noi mandiamo a tutti i napoletani e a tutto il paese. Napoli c'è, la sua tradizione musicale è viva, è fatta di artisti affermati ma anche di tanti artisti emergenti, e questo credo che sia anche un messaggio, lo dice lo stesso titolo, passione, la grande passione della nostra città per anche vincere la pandemia, vincere anche questo momento di difficoltà che colpisce tante categorie, colpisce anche il mondo della musica, il mondo dello spettacolo, guardare avanti con grande speranza e con grande fiducia.